Dopo questo breve periodo in Italia e dopo aver girato il video musicale della mia canzone, Libellule, che trovate sul canale insieme a tutto il backstage del video, che se vi siete persi vi lascio in descrizione, è venuto il momento di tornare a Hollywood, ma con una tappa intermedia a New York City. Tutto questo testando il nuovo MacBook Pro M3 Max che mi è arrivato giusto l'altro giorno. Era venuto il momento di un upgrade. Stai calma. E appena... No. Questo è parte fondamentale del mio setup da viaggio, è il centro di tutto quanto. E ho comprato l'altro appena erano usciti i primi M1 Pro 2021 e non ho mai fatto l'upgrade. Avevo preso con qualcosa in più leggermente del modello base e 16 GB di RAM purtroppo sono diventati pochi. Cominciavo a sentire il bisogno di un upgrade e quindi lui è il mio upgrade. Però ecco, quando viaggio questo è veramente il centro di tutto, nel senso che io, cioè il mio lavoro gira attorno a questo prodotto, tutto viene realizzato con lui. MacBook Pro, questo è il 14 pollici con 64 GB di RAM e 2 TB, che voglio dire, non male. Ah, e con il nuovo nero siderale, che appunto è un misto tra il grigio e il nero, non sembra sia, beh, un po' di impronte resta. Comunque, questa è la parte più bella comunque. L'adattatore l'avrei fatto nero, cioè a sto punto profuma di Apple ancora. Via, si riparte di nuovo. Spegni tutto. Ciao bella. Ciao. Tornato in aeroporto. Quindi, direzione New York. Ho volato per la prima volta con Neos e pensavo sarebbe stato un pessimo volo. In realtà mi sono trovato piuttosto bene. Ti danno delle cuffiette, ma io ho il mio gadget Airfly che mi permette di connettermi all'impianto audio del mio sedile. E poi da Airfly via Bluetooth si connette direttamente alle mie AirPods, così da poter vedere qualsiasi film usando le mie AirPods. L'aereo ha questo stile incredibilmente anni 80, con la prima classe che era esattamente davanti a me, wifi gratuito a bordo che non funziona, e video di sicurezza incredibilmente trash, però un'ottima selezione di film, con anche un touchscreen che funzionava davvero bene, ottimo cibo, dei ravioloni giganti al sugo mega buoni, e devo dire proprio un bel volo, quindi penso ci rivolerò volentieri con Neos, anche perché il biglietto aveva un ottimo prezzo. Ed eccoci tornati nella mia bellissima New York. Ovviamente applauso post atterraggio da veri italiani. Questi sono tutti i nuovi progetti per JFK. Comunque ho lasciato la mia valigia all'aeroporto, quella grossa. C'è lo storage al terminal 1 e terminal 4. Comodissimo, $27 per un giorno. Ci sta, valigione grosso. Costa di meno per le valigie più piccole. E ora mi dirigo verso la città. È solo un giorno, ma sono felicissimo di essere qua. Ah, verso l'air train. E questo qua sarà il nuovo aeroporto. Hanno riaperto l'air train, che si può prendere anche da qua, ma ovviamente fermerà poi proprio all'interno del terminal 1. Che a giudicare dei render sarà fichissimo. Brava New York, era ora. Non Singapore però. Guardate tutti i lavori. E tre modalità cantiere. Ah, mi è mancata tutta questa follia. Il countdown c'è ancora. Ah, quanto amo questo posto. Oh, si vede la punta dell'Empire. Ah, indovinate chi stiamo andando a incontrare. That's good. How are you? Oh, we start again now. You're the first person I came to see. Oh, yeah. I mean, you don't have anyone else. No, I'm joking. Welcome to WeWork. Oh, shit. Questo ascensore è luminosissimo. That's good, right? It's beautiful. I officially WeWork until May. Yeah, because I only have the $50 discount until May. After that, like, I'm done. How much is it per month? The regular price is supposed to be 300. 300 something. So you do half. For the whole freaking world. You know, I got the access and then... Avevo bisogno di un upgrade. Il mio MacBook Pro M1, che era quello che avevo precedentemente comprato quando era uscito, e tra l'altro avevo il modello leggermente più potente del base, che andava benissimo per me, ma negli ultimi mesi cominciava a rallentare un po', a crashare, a darmi dei problemi. Avevo bisogno di fare un upgrade. E l'M3 Max, questo in particolare con 2 tera di SSD e 64 GB di RAM, è incredibile. Ho realizzato tutte le grafiche del video musicale, senza contare il montaggio,
montaggio, la color correction, eccetera. Tutti questi video sono realizzati con lui, tutti quelli che vedrete in futuro saranno realizzati con lui. Ogni tanto senti di arrivare a un punto in cui ti blocchi e hai bisogno di un upgrade, hai bisogno di qualcosa in più, e questo era il momento giusto per farlo. Ogni volta che ho un computer nuovo, quello che faccio è configurarlo come fosse nuovo di zecca. Non copio mai tutti i dati perché in passato mi ha creato problemi questa cosa, o magari se ci sono dei bug se li porta dietro. Quindi metto il mio account e manualmente mi reinstallo le app che mi servono, ed è anche un buon modo per fare un po' di pulizia. Ma un'app che non può mai mancare è Clean My Mac, sponsor di questo episodio, di cui vi ho parlato innumerevoli volte, che continuo a usare da anni ormai, ed è veramente ottimo. Ti permette non solo di scansionare tutto il tuo Mac ed eliminare tutta la roba in eccesso che non serve a niente ma va a occupare solo spazio, che magari si forma durante la disinstallazione di altri programmi piuttosto che file che ti sei dimenticato, ma allo stesso tempo ti protegge da malware facendo una scansione di tutti i tuoi file sul computer per assicurarsi che sia tutto pulito e tranquillo, senza contare la funzione di uninstaller che va a disinstallare i programmi eliminando tutto quanto, cioè evitando i residui che poi vanno a occupare spazio inutile. Senza contare Space Lens, che ti permette di capire esattamente quali sono i file più pesanti sul tuo computer, che magari sono lì da tempo e ti sei dimenticato, e puoi spostarli su un SSD piuttosto che eliminarli perché magari non servono più, oppure quando non capisci da che cosa è occupato tutto quello spazio che vedi occupato. Nelle informazioni del tuo Mac ma è indicato solo come documenti, quindi non è chiaro che cosa sono questi documenti, dove sono. E insomma, se vi interessa, trovate il link in descrizione per scaricare Clean My Mac, per cui avete 7 giorni di prova gratuita, così potete verificare se va per voi. Stiamo andando a provare il ristorante di Abe. Your restaurant. Not Abe. My boss. But I work here. Where Abe works a lot. Exactly. In like video making and stuff, yeah. And programming and social media and things. Let's see if the restaurant is actually good, yeah. Since you promote it. Oh, it's really close. That's what I'm saying. Ed ecco Little Maven. Sembra bellissimo. Ora proviamo anche un po' di cibo qua al bar, probabilmente. Vediamo un po' com'è. First impression. It looks beautiful. Sembra veramente bello. Poi mi ha detto Abe che fanno anche il brunch quando torno a New York mese prossimo. Ci facciamo un brunch qua perché promette bene. Quanto mi è mancato vedere i palazzi così. Abe never stops working. No, but like when I work, when I'm in the city, when I'm home, like I don't work. Wow. Abbiamo patatine super croccanti con ketchup e poi tahini crostini e Caesar cups. And we have one more, the beet. Ah, that's right. Yeah. Sono tagliate finissime, quindi sono mega buone. Non so spiegarvelo, ma è un insieme di sapori e di gusti fortissimo. E rapa sopra. Really good. The beet have like the flavor, like a earthy flavor, you know? This is Abe's favorite. Cheers. This is really amazing. This is a good way of making a Caesar salad. Yep. 1 hour later. Fatto anche cena. Ora sono le 7 di sera quasi, vado verso casa. Penso di farò una camminata. Adoro camminare per la città di New York, ed è un po' che non lo faccio. E quindi mi cammino fino a Port Authority e poi prendo il pullman verso New Jersey da casa di Abe. E stanotte si dorme lì, mentre Abe sta qua perché deve lavorare stasera a un evento. Madison Square Park, il mio parco preferito. Tra l'altro qua non si vede più l'Empire State Building perché ci hanno costruito quel palazzo là dietro davanti. Una volta dal parco c'era la vista sull'Empire, non c'è più. Ma New York è tutta così. Non comprare un appartamento aspettandoti che la vista resti qua, perché in un modo o nell'altro ti costruiranno qualcosa di più alto davanti. Appena sceso dal bus e rieccomi a Union City. Vi devo dire, la parte del bus non mi manca. Wow, hanno ristrutturato tutto qua. Che figo, ora la porta è di qualità. Anche queste, profuma di nuovo anche questa. Fico. Bravi. Ora ci sarebbero da sistemare le scale prima che crolli, ma insomma, dettagli. Wow, quanto tempo. Vediamo. Beh, qua direi che non è cambiato praticamente nulla. Anche qua è tutto uguale. Oh, ma mi sa che Abe ha trasferito la pianta che era di là qua
Fichissimo. Grazie, Abe, perché la pianta che avevo messo purtroppo è morta. Qua c'è Conan che non sta benissimo. Mi era mancata un po'. Che vibes. The next morning. Ciao casa di Abe. È ora di tornare in città e poi più tardi si va in aeroporto, ma Abe lo vediamo dopo, è arrivato tardi ieri, quindi... Ed eccomi di nuovo a Union Square, dove sono uscito ieri. Sto andando a prendermi un caffettino. Dovevo incontrare Brett, ma è stato male, quindi salta la cosa. Aspetto Abe che arrivi in città. Il mio caffè preferito in città. Capite perché a New York non uso l'ombrello? Cioè, se faccio video e poi ho questo in mano, ho finito le mani. Quanto adoro le stranezze di questa città. Andiamo a fare un po' di lavoro qua al WeWork. Non so se avete visto la serie di WeWork su Apple TV, è bellissima. We crashed. Però sono ancora ovviamente in piedi, hanno solo ridotto un sacco la quantità di WeWork in giro. E questa è la sede ufficiale, tra l'altro, dove lavora di solito Abe. Un po' di organizzazione. Rigorosamente analogica, gli sciarpi sono incredibili e devo programmare un po' di titoli, copertine, video futuri, cose. E ho dimenticato il mio tacchino solito, di cui vi lascio il link in descrizione, sono bellissimi. Quindi ne ho comprato uno da $3 al volo adesso per fare un po' di organizzazione, perché poi passo tutto sul computer e organizzo nel calendario, eccetera. Però per pensare, forse è un tratto che arriva da quando studiavo grafica, eccetera, ma mi aiuta tantissimo vedere le cose, visualizzarle su carta con una penna, colori. Pokeball. Do you love Pokeball in color? Yes. Ciao. What's up? Ciao. Oh my gosh. It's been a while. It's been a hot minute. I just missed all my friends here. So as soon as I come here, I'm like, are you free? Dude, let's do something. Si ritorna in aeroporto. Ciao New York. Ci vediamo presto. Ci vediamo tra 5 ore. Macchina recuperata, bianca questa volta, Mazda 6. I need to buy ma tu che ci fai qua? Oh, ciao! Oh, what a do coincidence. The next morning. Sempre di Blue Ground, stesso servizio che ho preso l'altra volta. Casa simile ma a North Hollywood questa volta. E la casa in sé mi sembra un po' più bella, per quanto è leggermente più piccola forse. Quindi appunto, stanza principale con anche un Marshall come speaker in questa casa. Sono bellissimi questi. TV come l'altra volta. Divano. Tavolo per mangiare. Terrazzino, che l'altra volta non c'era ed è una bella aggiunta. Anche solo per mangiare pranzo qua fuori, rilassarsi, guardare il tramonto. Qua c'è lo sgabuzzino con lavanderia. Sia armadio che lavanderia. Qua c'è la cucina che è un po' più bella dell'altra, credo, in generale, come forno e accessori che ci sono. L'unica cosa, il microonde. L'altro era decisamente più bello. Cucina, quindi, questo è l'ingresso. Qua abbiamo il bagno, anche questo è un po' più bello. Secondo me. E poi per di qua si va in camera da letto. Di cui, perdonate il casino, ma siamo appena arrivati. Devo ancora andare a prendere tutta la mia roba che ho lasciato qua questo mese dal mio amico regista Brando. Comunque, postazione lavoro con vista, che comunque è meravigliosa, bella luminosa. Più luminosa in generale questa casa, cosa che io apprezzo tantissimo. La tapparella è rotta, devono venire a ripararla. C'è un sacco di roba rotta a sto giro. Letto abbastanza comodo. E poi qua c'è lo specchio, la cassettiera. Devo dire che mi piace molto. E poi come l'altra abbiamo tutte le zone in comune, tra cui piscina, palestra e stanze comuni. Prezzo $2,800 al mese, da dividere in due in questo caso, ma ci può stare. Comunque sia, rieccomi a Los Angeles dopo un breve periodo in Italia per i parchi, le aperture, eccetera. Noi ci rivediamo sempre qua da Los Angeles nel prossimo episodio con un'avventura interessante. E nel frattempo YouTube dice che questo video potrebbe interessarti, quindi perché no? Perché no? Giusto? Prova.